Il caso di Denise Pipitone torna al centro della trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3. Ospiti di quest'ultima puntata sono stati il sindaco e il parroco di Mazara del Vallo, che hanno voluto fare un appello pubblico. Dopo la notizia della possibile archiviazione del caso, il primo cittadino, intervistato dalla trasmissione Chi l'ha visto, ha commentato: «Devo dire che è stato un colpo. È chiaro che se dovesse arrivare una archiviazione definitiva sarebbe la pietra tombale su questa storia. E ancora una volta la famiglia di Denise Pipitone non otterrebbe ciò di cui ha diritto, cioè sapere che fine ha fatto la propria figlia. L'intera città è vicina ai genitori di Denise Pipitone. Riconosco che la nostra città ha un debito nei confronti di queste persone», ha commentato il sindaco di Mazara. «Non siamo riusciti allora a capire bene il dolore, la frustrazione di questa mamma che urlava la sua richiesta di verità e non era capita», ha proseguito, sottolineando i tanti problemi incontrati in questa storia e la presenza dei tanti testimoni e dei loro non ricordo. Anche il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Mugavero, ha fatto il suo appello davanti alle telecamere della trasmissione. Il vescovo ha pubblicamente chiesto a chi sa qualcosa e ancora non parla di dire la verità e liberare la coscienza. «A distanza di anni, purtroppo, siamo sempre al punto di partenza ed è sempre più difficile trovare una svolta decisiva. L'unica vera cosa che può aiutare sarebbe il coraggio di qualcuno che sa e che decide di farsi avanti». Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.